anche oggi le abbiamo provate, ma non dico tutte. Diciamo che dopo aver provato la pesca al serra, come detto alcuni, siamo un po' in anticipo, ebbene sì, anticipo molto i cappotti io, andiamo a provare la pesca che invece è attualissima, cioè la seppiolina, perché oggi vorrei rifare quello che ho fatto già con un video precedente, la ricetta alla moschito. Vediamo se riusciamo a mangiare una buona pasta con la seppia oppure una pasta con la seppia fuiuta. È assurda. Ecco qui una totanara. Porca di una baccola. Acqua chiarissima. Vediamo se riusciamo a vedere qualche seppiolina. Qua si vedono un po' di cefalozzi. Sarebbe nemmeno male. Vediamo un po'. Buonasera. Buonasera, ciao. Come va? Sono arrivato da poco, però niente. Beh, l'acqua pare buona. Ma Villa Rosa o da questa scogliera? Da questa scogliera qua. Tanto se ci sta ovunque. Poi di là bisogna prendere il biglietto, quindi. Almeno qua uno sta un po' più larghetto. Io l'ho presa, allora qua, allora non è una pesca che proprio mi piace tanto, però una spigola, mi piace la pesca alla spigola, però una seppia ogni tanto non mi dispiace, che abito qua vicino, prendo, vado e mangio. Qua ce l'ho presa sia qua che di giù. Sicuramente questi stanno in mezzo agli scogli, no? Al momento non escono tanto, però all'impunire. Ma magari non è ancora l'orario giusto, però. Perché per me è una pesca un po' troppo lenta, capito? Cioè devi stare aspettare. Invece preferisco più la spigola, il serra. Lanci e recuperi abbastanza veloce, cioè. Però se la acchiappo non mi dispiace.
Sì, ieri a Martinsicuro l'hanno fatta una strage. Sì. Ma dice, ho incontrato un signore, mi ha detto non prendo 18. Dice il pomeriggio, a parte dice la scogliera era, il molo era pieno. Sì. Proprio lì al porticciolo. Ci abboccavano che una cosa è, oggi zero. Stamattina sono andato io a fare due lanci a serra, mi ha detto zero e porticciolo quello nuovo vicino al fiume, dice. Sì, quello là sul tronto. Ah, io pensavo il braccio quello a destra lungo. No, no, no. Stavano verso nord, quindi verso il fiume. E là l'hanno preso. 18 ne ha preso. Mi ha detto dalle 2 di pomeriggio alle 9 di sera mi sono stato 18 seppie sono cacciato. Strano perché là di solito. Infatti là di solito si acchiappa però. Mi ha detto ma tutti, dice, non è solo io. Poi stamattina dice, visto che è andato a così, sono rivenuto, zero. 18. Beh, 18 sti bei tutto l'anno. Una bella pescata. Io vado che qua, vado. Arrivederci. Ciao. Con questa acqua bellissima, cristallina, decido di spostarmi sul lato nord della scogliera e effettuare questo tipo di pesca che, come detto nella chiacchiera con l'amico, reputo sinceramente abbastanza noiosa, però è una pesca redditizia. L'estate, l'estate, diciamo che qui siamo in primavera, la popolazione locale impazzisce, tutti pazzi per le seppie, e ovviamente io che comunque frequento queste zone anche in periodi magra, quando non si vede l'ombra di un pesce, a vedere tutti questi pescatori che facilmente tirano su seppie, un po' sono invogliato e dico ok, ci provo pure io. E quindi una pescatina me la sono fatta anche io, ho provato, ho riprovato e guardate qua che cosa mi capita con l'unica, ecco qui ragazzi, forse una delle poche uscite che ho fatto quest'anno. Ecco qui, orca troia! Perdo la seppia perché il guadino è lontano, ma vedo dove si va a posizionare e quindi provo a rilanciare immediatamente, convinto che non avrebbe sicuramente riabboccato, e invece dove cazzo l'ho messo, va a fare in culo. Proviamo. Ce ne andiamo a casa che purtroppo o per fortuna
mi ha attaccato una pippa un simpaticissimo signore. Da mo, da quando sono partito fino a mo avevo preso una seppia che però purtroppo mi si è sganciata perché non c'avevo il guadino sotto mano. E vabbè.